Continuano gli appuntamenti della Gamescom 2014. Ci troviamo nella business area di Electronic Arts dedicata agli incontri a porte chiuse, dove abbiamo appena potuto provare la alfa di Shadow Realms. Lo ricordiamo, è il nuovo action RPG cooperativo online di BioWare che è stato annunciato tramite dei teaser nei giorni precedenti la fiera e poi durante la conferenza Electronic Arts in via ufficiale. L'abbiamo potuto provare nonostante sia in una fase ancora preliminarissima dello sviluppo e l'abbiamo potuto provare proprio per volontà degli sviluppatori che questa volta vogliono davvero coinvolgere le community di appassionati dei loro prodotti nello sviluppo del gioco. Infatti la alfa che noi abbiamo potuto provare qui sarà presto resa disponibile e gli inviti sono già aperti, quindi si può già fare richiesta sul sito ufficiale del gioco. Il gioco, come dicevamo, è un action RPG strettamente cooperativo online, quindi non esisterà una componente singolo giocatore e non esisterà la possibilità di giocare con l'intelligenza artificiale, almeno nei piani attuali, ma ricordiamo che trattandosi ancora di una fase molto preliminare le cose in futuro potrebbero cambiare. Quindi in un caso si potrà giocare con degli amici o nell'altro si potrà entrare in partita tramite matchmaking. I giocatori che cooperano sono sempre quattro e si aggirano all'interno di livelli naturalmente lineari che poi saranno anche legati da una storyline a quanto pare molto densa e con anche delle scelte morali, anche se ancora non c'è chiaro come queste si ricollegheranno al concetto di cooperativa. Ma la vera particolarità del gioco è l'opportunità per un quinto giocatore di prendere le parti dello Shadow Lord, ossia dell'antagonista principale del gioco. Cosa potrà fare? Sostanzialmente potrà scegliere quali nemici i giocatori poi si troveranno nel livello, impersonarli direttamente passando dall'uno all'altro in tempo reale e anche sistemare e poi successivamente attivare in tempo reale delle trappole che vadano a ostacolare ovviamente la partita dei quattro giocatori che stanno tentando di attraversare il dungeon o comunque il livello in cooperativa. Come dicevamo, ancora lo sviluppo è molto preliminare e questo provando il gioco per adesso si vede, insomma, sia dal punto di vista grafico che da quello del gameplay si notano insomma diverse cose piuttosto ancora grezze. Quello che però ci ha colpito è l'assoluta fluidità del sistema di combattimento. Il gioco, lo ricordiamo, è un'esclusiva PC e conseguentemente i tasti di attacco principali sono mappati sul mouse. Il tasto sinistro permette di colpire con combo da tre colpi, il tasto destro permette invece una schivata. Poi ci sono quattro abilità speciali, diverse naturalmente per ogni classe, noi stavamo usando un rogue, che sono mappate sui classici tasti da 1 a 4, la possibilità di usare pozioni e di rianimare i compagni. Le classi per adesso abbiamo visto il rogue, appunto, poi c'è una sorta di guerriero, un mago e anche un personaggio dotato di abilità di cura che è assolutamente fondamentale per attraversare i dungeon più complicati. Ci sono naturalmente nemici di livello basso, dei boss e naturalmente non si può mai sapere quando lo Shadow Lord ne sta controllando uno, naturalmente questo mediamente renderà le cose più difficili. In pratica quello che BioWare vuole fare con questo gioco è riportare in auge lo spirito dei giochi di ruolo carta e penna, dove c'è una sorta di game master che può influire sulla partita. Si tratta di un concept molto interessante, però appunto con uno sviluppo ancora così nelle prime fasi resta ancora tantissimo da scoprire. Di sicuro è un prodotto da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Sì.